Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del TG serale di Irpinia News. Apriamo subito con la cronaca e ci spostiamo a 15, dove il personale del Corpo Forestale dello Stato ha posto sotto sequestro preventivo circa 14 chilometri dei Reggi Lagni. Tutti i particolari nel prossimo servizio. Sequestrati a 15 circa 14 km di Reggi Lagni dal Vallo di Laura al Nolano. Il provvedimento di sequestro è stato adottato dal Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale del Corpo Forestale dello Stato di Avellino, in quanto le ultime verifiche hanno rilevato che sono reali e concreti i pericoli di inondazione dell'abitato del comune di 15, essendo stato omesso di mantenere in pieno stato di efficienza le opere di difesa passiva e reggimentazione delle acque. In particolare, tali opere non sono state mantenute e non è stato rimosso quanto attualmente ostruisce i canali, così riducendo la sezione di deflusso delle portate delle varie opere idrauliche progettate e realizzate dopo l'evento alluvionale del maggio 1998. Nel provvedimento di sequestro è stato contestato agli indagati il delitto colposo di pericolo di inondazione con condotta perdurante. All'atto del sequestro è stato nominato custode delle opere il commissario pro tempore dell'Arcadis, con facoltà d'uso a quest'ultimo per l'immediato svolgimento delle attività previste dalla legge per la manutenzione delle opere di difesa dai pericoli di inondazione, nonché con facoltà d'uso anche al sindaco pro tempore del comune di 15 per l'esercizio delle sue competenze di legge. Ritorniamo in studio e parliamo di attualità. Ci spostiamo a Monteforte, dove la Regione Campania ha inserito la cittadina alle porte di Avellino nel sistema urbano locale. La svolta finalmente c'è stata grazie all'interessamento del consigliere regionale, già sindaco di Monteforte, Sergio Nappi, che ha portato all'attenzione degli uffici preposti l'anomalia che risaliva a 30 anni fa. L'ente provincia che doveva attuare il piano provinciale dei trasporti infatti non poteva di propria iniziativa inserire Monteforte, poiché nelle linee guida della regione il comune alle porte dell'Interland faceva parte della tratta Napoli-Avellino. Dall'attualità noi adesso ci spostiamo alla politica con le discussioni all'interno del PD in primo piano. Questa mattina a fare visita alla segreteria di via Tagliamento c'è stato l'onorevole Simone Valiante, che supporta la candidatura di Walter De Pietro alla corsa per la segreteria provinciale di via Tagliamento. Ascoltiamo adesso uno stralcio dell'intervista realizzata a Valiante dalla collega Rosa Iandiorio. È una sfida importante, interessante, alla quale mi auguro si garantisca il massimo della partecipazione possibile. Ritengo che sia un errore dare l'idea in questo momento che ci voglia essere una parte del partito, che non voglio chiamare nomenclatura perché lo ritengo offensivo per tanti amici invece che sono altrettanto impegnati sui territori, però se c'è l'idea di una parte del partito che si vuole chiudere e una parte del partito invece che ha voglia di allargare la partecipazione, io credo che si faccia un errore. Dobbiamo tutti accompagnare questa competizione nel miglior modo possibile. E queste erano le parole di Valiante. Noi chiudiamo la prima parte del TG, apriamo subito la pagina dedicata allo sport con la pallacanestro. Vitucci recupererà Kaloyan Ivanov per la prima trasferta della Scandone, che giocherà domenica in quel di Pistoia, mentre per il calcio ha parlato oggi in sala stampa l'allenatore dell'Avellino Massimo Rastelli. Ascoltiamo uno stralcio delle sue dichiarazioni. C'è un giocatore di grande qualità come Sgrigna che svaria su tutto il fronte d'attacco, molto bravo ad andarsi a conquistare gli spazi tra le linee, cercando di non dare grandi punti di riferimento. E anche per quanto riguarda poi l'aspetto sanzionatorio, naturalmente ho i tre centrali diffidati e quindi devo fare le mie valutazioni anche in vista, ripeto, di partite come Cittadella e Palermo. E con le parole del tecnico dell'Avellino Rastelli noi chiudiamo l'edizione serale del nostro TG. Un saluto e un ringraziamento dalla redazione di Irpinia News.